Allora, oggi avevamo un tema da sviluppare che era, ve l'ho fatta semplice. Lunedì, vi avevo accennato, sviluppiamo, no, progettiamo il database del sito. Ok? Progettare un database, voi dite, ma sì, lo sapevo fare, ho fatto il corso di base di dati, fai lì entità relazioni, poi tiri giù le tabelle, no? Ed è così, no? Il problema è che per noi c'è ancora un passaggio ulteriore a monte. Il passaggio ulteriore a monte è che noi dobbiamo ragionare su un sito che gestisce un servizio distribuito, anzi su una moltitudine di siti nelle varie aziende che offrono un servizio distribuito. Allora, ci sono delle tensioni progettuali che non sono banali. Per rispondere alla domanda, ma sì, ma se ho più siti, dove le metto le informazioni? Allora, alcune cose di buon senso dicono le informazioni le tengo nella sede in cui sono pertinenti. Per cui se una persona afferisce alla sede 1 del sistema, le sue informazioni saranno nel database della sede 1. Non interessa alla sede 18 sapere tutti i dati dell'utente 1. Eventualmente le va a chiedere, ecco. No? Quindi ci sono alcune informazioni che hanno, se vogliamo, residenza all'interno, chiaramente, no? All'interno di un servizio. Però dopo, andando a rileggerci i requisiti, ad altre volte, tre righe sotto, abbiamo scritto l'utente può entrare anche in una sede diversa. Allora, in questo caso però vuol dire che l'utente, quando entra fisicamente in una sede diversa, si interfaccia fisicamente col sistema informativo dell'altra sede, della sede 18, e questa sede non sa chi sia, perché abbiamo appena detto che l'utente della sede 1 ha i propri dati nel database della sede 1. Allora, in qualche modo il database della sede 18, il sistema informativo, non il database, della sede 18, deve innanzitutto capire che tu sei un utente di questa azienda e poi da quale sede provieni. E poi andare a chiedere magari al database di quella sede se in qualche modo tu sei autorizzato oppure no. E quindi i vari sistemi informativi delle varie sedi si parleranno tra di loro, si dovranno parlare tra di loro. In un modo non banale, perché anche solo la prima domanda del tipo, no, la seconda che ho detto, non la prima, sapere a quale sede appartieni. E io magari ho la tua matricola, magari ho la password che tu mi hai dato, ma cosa faccio? Chiedo a tutte le sedi, ma sentite voi per caso conoscete uno che si chiama così, che ha questa matricola? Che è una sede di chiamate web service, delle varie sedi? Oppure c'è qualcuno che sa tutto? C'è un posto centrale in cui accentro. Beh, magari non tutte le informazioni, ma un sottoinsieme delle informazioni che mi servono. Allora, questo, prima di poter, diciamo, progettare il database, dobbiamo prima scegliere, ragionare su questo tipo di scelte. Se io ho provato a sintetizzare graficamente in questo modo, perché noi nei requisiti abbiamo anche scritto, guarda che il numero di aziende può crescere a piacere, il numero di sedi può crescere a piacere, ma il sistema deve funzionare anche se c'è una sede sola. No? Queste due frasette che sono scritte nei requisiti ci danno, lottano una contro l'altra, ci danno fastidio. Allora, una prima possibilità è di dire io faccio tante sedi che contengono ciascuna un sistema informativo che è l'esatto clone delle altre, tutti uguali, tutti paritari, non ce n'è uno più bello degli altri. Però questo vuol dire che a questo punto tutti possono o debbono comunicare con tutti. No? Perché la domanda, arrivo nella sede N col mio badge, io sono nella sede 1, la sede N come fa a sapere a quale sede appartengo e quindi a quale sede chiedere le informazioni? Oppure chi ha le informazioni sui progetti? I progetti sono ancora più complicati perché non fanno riferimento a una sede. Venerdì scorso, quando ho detto male, sul dato del progetto, è interessante la sede, è rilevante? Abbiamo deciso di no, non serviva. Perché
far sì che un progetto ricadesse su una sede specifica. Adesso però a questo punto forse dobbiamo ritornare sui nostri passi o capirlo meglio, perché poiché le sedi sono tante, l'informazione sul progetto da qualche parte la devo mettere. Questo è un approccio possibile, ok? Fare in modo, progettare un sistema informativo in cui ciascuna sede abbia i dati di propria competenza e ciascuna sede possa in ogni momento accedere, non dico a tutti, ma sottoinsieme dei dati di appartenenza delle altre sedi quando gli serve. E quindi queste frecce vanno a indicare tutti i modi possibili in cui queste sedi si possono richiamare web service a vicenda. Poi ovviamente ognuno, dicevo, è la copia degli altri. C'è ancora solo un piccolo dettaglio che da qualche parte devo avere l'elenco delle sedi. Perché per dire io interrogo tutte le sedi per sapere a chi appartiene questo utente, presuppone che io conosca quali sono tutte le sedi. Quindi da qualche parte dovrà esserci quest'altra informazione che non è in nessuno di questi, perché a priori nessuno lo sa. Però se vogliamo un dettaglio, potrebbe essere un file che faccio circolare quando dovessi aprire una nuova sede, ecco, non sono operazioni che faccio una volta al giorno, quindi se hanno anche un certo costo, una certa complessità, fa lo stesso. Il numero di sedi possiamo assumerlo abbastanza come una costante, no, in questo progetto. Ecco, l'altra alternativa architetturale è di questo tipo, in cui uno dice, va bene, abbiamo n sedi, ciascuna col suo sistema informativo, uno è il clone dell'altro, però per facilità, poi non so se sarà facilità, ci ragioniamo, di realizzazione, facciamo in modo che le informazioni di cui una sede ha bisogno da parte delle altre, non le lasciamo sparpagliate nelle varie sedi, ma le aggreghiamo in un sistema informativo che qua ho chiamato centrale, un aggiuntivo, che chiaramente non sarà un clone degli altri, sarà una cosa diversa, che conterrà delle informazioni, mi viene da dire minime per poter lavorare. No? Per cui se io entro nella sede N, arrivo, il sistema informativo della sede N mi riconosce che io non sono uno dei suoi utenti, allora chiede al sistema informativo centrale, senti, convalidami il login di questo, va bene, non va bene, hai i permessi, da che sede proviene? So a chi chiedere. E questo vuol dire che il sistema informativo centrale, ad esempio, per proseguire questo esempio, dovrà conoscere perlomeno le matricole e le sedi di tutti. Quindi in qualche modo consolidare le informazioni che invece in prima battuta originali sono in ciascun sistema informativo. Ma magari non ha bisogno di replicare tutto, perché i dati del singolo utente, li tengo là, nel sistema informativo. Solamente le informazioni minime che permettono di poter interoperare più facilmente. Così come un'altra cosa che vedrei bene mettere in questo sistema informativo, che qua ho chiamato centrale, è la posizione attuale dell'utente. Dov'è? No? Allora, nel momento in cui ho fatto login, lui ha aiutato a fare il login e poi si ricorda che l'utente 100 è entrato nella sede 18. Fino a quando lui non esce, questa informazione se la può memorizzare lui. E così tutte le volte che in uno dei sistemi informativi soprastanti devo sapere dov'è l'utente tal dei tali, evito di dover chiedere a tutti i sistemi informativi, sentite per caso oggi l'avete visto, no? Ma c'è chi tiene traccia di alcune informazioni. Qua sotto è il sistema informativo le cui informazioni direi che hanno carattere abbastanza, diciamo, transitorio, no? Non, in buona parte non ufficiale, nel senso che sono quasi sempre copie di ciò che abbiamo sopra. No? Per cui, per dire, a fine giornata uno potrebbe anche resettarlo e ripartire da zero andando a prendere i dati dalle varie sedi. Allora, queste due progettazioni hanno pro e contro in entrambi i casi. No? In questa seconda devo progettare due sistemi informativi distinti, uno che è quello con cui agiscono gli utenti, quest'altro in realtà non avrà quasi una sua interfaccia, ma avrà solo una serie di web service che servono a far integrare i siti. Riceverà e magari farà anche chiamate, adesso poi dobbiamo studiare se queste frecce vanno tutte verso il basso, nel senso che sono tutti altri che chiamano web service suoi, o se ce ne sia anche una verso qualcuna verso l'alto, in cui lui possa aver bisogno di interrogare le sedi.
Questo ci arriveremo solo quando vedremo poi la progettazione in dettaglio. Per ora ci stiamo cercando di ragionare sui dati. In quest'altro caso invece sembrerebbe quasi più semplice perché devo progettare un blocco anziché due diversi. Il problema è che quel singolo blocco che progetto sarà più complesso perché dovrà fare, no, più funzionalità. E però quella è una scelta che avviene sempre, no? O dei sistemi che tendono ad avere una componente centralizzata o dei sistemi che tendono ad essere totalmente distribuiti. Molto spesso si scopre che i sistemi totalmente distribuiti alla fine, a dispetto di una, diciamo, cosa sembra una semplicità superficialmente maggiore, cioè sembra che sia più facile perché ne aggiungo uno, non cambio niente, ne aggiungo, erano in 4, diventano in 5. In realtà tendono a essere un pochino più complicati proprio perché il numero di interazioni aumenta. Mentre invece se so già che cosa devo fare, tende ad essere anche più facile questo tipo di soluzione. No? Quindi, ci abbiamo ragionato insieme, ma scelgo io per voi, no? Andiamo verso una architettura di questo genere. Ok? Dove ovviamente la difficoltà è, questi sono due sistemi informativi completi, qui noi avremo due applicazioni web che girano in parallelo sul nostro Tomcat, una che emula la sede, l'altra che emula il sistema centrale. Tra l'altro diventa anche facile a questo punto aumentare il numero di sedi, perché effettivamente nel sistema centrale potrei avere una tabella che contiene l'elenco di tutte le sedi, con relativo indirizzo dei web service a cui collegarsi, ad esempio. Quindi abbiamo due sistemi diversi che lavorano in parallelo, questo, e ciascuno avrà il suo database. Poi a livello di front-end i sistemi informativi delle sedi avranno tutte le pagine HTML. Quello centrale non so se avrà un paio di pagine di amministrazione, ma il grosso del lavoro sarà una serie di web service che offre a batteria. Quindi ha un'interfaccia minima da questo punto di vista. Vabbè, ma questo è, questa complessità della progettazione sui più livelli ce la digeriamo poco a poco. Rimane ancora un dubbio di come fare nel caso in cui ci sia una sede sola. Allora, se c'è una sede sola, nella figura di sopra è facile, c'è solo lui da solo. Nella figura di sotto, o faccio una versione del sistema informativo di sede leggermente diversa per il caso in cui ci sia una sede sola, oppure nel caso di una sede sola comunque avrò questo sistema informativo, chiamiamolo centrale, ridotto ai minimi termini, che conterrà minimi termini di informazione, ma permette di avere una replicabilità dell'architettura software, no? Senza dover fare versioni diverse. Poi magari scopriremo, ma questo lo scopriremo solamente più avanti, quando progetteremo le funzioni, che nel caso di una sede non c'è mai la necessità di fare queste richieste al sistema centrale, può darsi. Perché ad esempio nel caso dell'ingresso dell'utente, se ho una sede sola, per forza l'utente è di quella sede lì. Quindi il sistema informativo della sede 1 non verrà mai in mente di chiedere al sistema centrale di che sede è questo utente, semplicemente perché non esiste. Quindi può darsi che in realtà scopriamo che non serva. Ma ad oggi non sono in grado di dirlo. Quindi, per stare dalla parte della ragione, ad oggi diciamo, questo sistema centrale ci sarà sempre, sarà una cosa che concepiamo come il più possibile leggera, semplice, non troppo complicata, come parcheggio di informazioni che è facile da condividere tra gli altri. E poi invece gli altri sistemi informativi sono quelli che contengono i dati veri e propri. Allora, se questa è l'architettura di riferimento, il lavoro per oggi qual è? Allora, io ho provato a preparare come al solito un testo, che però non ho ancora pubblicato per non svelarvi in anticipo questa figura. Direi che dividerei il lavoro in due parti, che chiamate esercizio 1 e esercizio 2. L'esercizio 1 cerchiamo di farlo qua, l'esercizio 2 ce lo portiamo a casa. L'esercizio 1 è
Identificare, l'ho diviso in due punti. Punto 1, si identificano le principali entità e relazioni che dovranno essere gestite dal sito, analizzando quanto riportato, quanto abbiamo discusso, no? Nel documento dei requisiti. Non ancora il diagramma ER, eh? Non ancora, solamente l'elenco delle entità e delle relazioni tra queste entità per nome. Elenchiamo il nome, però cerchiamo di non dimenticarne. Questo come prima fase. Come seconda fase, facendo riferimento all'architettura del sistema distribuito a stella, questa qui, si identifichi quale entità e quali relazioni dovranno essere memorizzate, scusate, in ciascuna delle due basi di dati, che sono quella del sistema informativo della sede e quella del sistema informativo centrale. Quindi, prima identifichiamo l'entità, che ne so, utente, altra entità, sede, altra entità, progetto, relazione, progetto utente, che ti dice a quali progetti afferisce ciascun utente, e così via, no? L'elenco, dovremmo avere già ragionato sufficiente su questo progetto, in modo da arrivarci abbastanza senza errori, quasi al primo colpo. Ma poi la parte, diciamo così, più interessante dell'esercizio è la seconda. Dire, ok, ma allora la tabella utente, dove sta? Nel sistema di sede? La tabella, parliamo di entità ancora, non impegniamoci ancora sulle specifiche tabelle, quelle le vedremo dopo. L'entità utente, dove sta? Nella sede periferica, nel servizio centrale o un po' in tutti e due? Ovviamente se la risposta è un po' in tutti e due dobbiamo spiegarci come. Che ne so, l'entità, il permesso di accesso, probabilmente sarà un'entità, sarà una relazione, dipende un po' come dobbiamo memorizzare. Chi lo esprime? Chi è che dà il permesso a un utente di entrare nella sede 7? È un'informazione che diamo all'interno del sistema informativo della sede a cui appartiene l'utente? O all'interno del sistema informativo della sede nella quale lui avrà il diritto di entrare? Dobbiamo decidere dove metterlo. Ok? Quindi la seconda metà dell'esercizio è cercare di collegare queste varie entità con i vari luoghi in cui possono stare e chiarirci un po' come potrebbero funzionare le cose. Alla fine di questo esercizio avremo le informazioni su quali sono le entità che risiedono nel sistema informativo di ciascuna sede e poi, punto e virgola, quali sono le entità e le relazioni che risiedono nel sistema informativo centrale. E da lì possiamo partire a progettare separatamente i due database. Questo non è un database distribuito che si fa nei corsi di base di dati, in cui tu hai un database fatto di n tabelle distribuito su più macchine, su più server. No, sono due database separati che non si parlano a livello di tabelle, a livello di base di dati. Non possiamo fare una chiave esterna da uno all'altro. Sono database separati che chiaramente condivideranno una parte di progettazione e poi però sono le applicazioni che si parlano attraverso il web service, accedendo a parte di dati. Allora, per aiutarci a fare il lavoro, così non vi rubo troppo tempo, io ho preparato uno schema di questo genere, che adesso ne ho fatto qualche copia, quindi adesso ve la faccio circolare. Brutto da vedere, ma spero funzionale. La parte di sinistra ho fatto due grossi rettangoli bianchi con scritto entità, relazioni. Quando riempiamo questa colonna qui, cerchiamo di non pensare a destra. Pensiamo semplicemente, come abbiamo detto, punto 1 dell'esercizio, l'elenco delle entità, l'elenco delle relazioni che ci immaginiamo. Ci lavorate così a gruppi, poi magari scambiamo le informazioni per essere sicuri di non aver dimenticato nulla. Poi, finita questa fase, seconda fase, prendere le varie entità, le varie relazioni e collegarle con delle frecce, come volete voi, insomma, dicendo stanno sopra, stanno sotto, o un po' e un po'. Ci sono alcune cose che ha senso che siano solo, nel caso di un po' e un po', soprattutto quando parliamo di sistema informativo centrale, dobbiamo essere un pochino più espliciti
riguardo a quali sono le informazioni minime che è necessario mettere lì dentro. Non vogliamo replicare tutto, se no servirebbe a niente. Se no, tanto vale fare un unico sistema centralizzato e non pensarci più. Quindi, finché dico l'entità dialettale sta nel sistema informativo di sede, in questa fase adesso non mi interessa dire molto di più, cioè non vado ancora ad elencare gli attributi di quell'entità. Lo faremo quando faremo l'esercizio 2, progetto del diagramma IR. Quando invece dico quell'entità sta nel sistema informativo centrale, mettiamo qualche informazione in più del tipo, ok, ci stanno tutti i campi, ci sono solo alcuni, quali, oppure ci stanno tutti i dati di tutti, che ne so, gli utenti, oppure tutti i dati o alcuni dati solamente degli utenti in questo momento presenti in azienda? Beh, è una scelta. Però dobbiamo ragionare su che cosa fare. Quindi questa è la parte abbastanza critica, perché un errore di progetto adesso poi ci complicherà la vita enormemente in fase di realizzazione. Quindi per questo ci dedichiamo la prossima ora. Allora, faccio circolare questi fogli, se non basta ne facciamo qualche fotocopia in più. Dovrebbe essere una quindicina, quindi magari uno ogni due o tre persone. Ok, quindi, dopo questa mezz'oretta di lavoro, cosa scrivo nella parte entità? Allora, quando pensiamo alle principali entità delle relazioni, le difficoltà nella gestione di sistemi complessi di questo genere sono riuscire a fare una cosa per volta senza voler pensare a tutto insieme, no? Perché viene da pensare alla tabella, al database, a come lo divido, a quali sono le pagine web che lo usano, eccetera, eccetera. Se pensiamo tutto insieme ci perdiamo, no? Quindi ci dobbiamo obbligare a una certa disciplina nel pensiero. Allora, io avevo suggerito, pensiamo all'entità delle relazioni, direi come se dovessimo fare un database singolo. Poi ci pensiamo dopo come fare a tagliarlo a metà. Perché altrimenti ci concentriamo sul tagliarlo a metà, magari ne dimentichiamo dei pezzi. Allora, ditemi voi, entità, utente, lo avete scritto tutti, aspetta che ingrandisco un pochino, vabbè, e conterrà tutte le informazioni sull'utente. Concordiamo che c'è solo una tabella utente, non una tabella per ogni tipo di utenti. Poi? Sede. Progetto? Poi? Accesso. Cosa vuol dire accesso per te? Ecco, voglio tenere traccia anche degli accessi delle persone nelle varie sedi, magari anche locali. Però non so se è... Però non mi dice niente quella frase. Cosa contiene? Contiene le informazioni... No, allora è una relazione. No. Allora, la data, l'ora, la sede, questo è, l'abbiamo chiamato turno. Non cambiamo le parole ogni volta, se no è già difficile così. Dobbiamo sempre costruire e andare avanti. È vero che è una parola sfigata, turno, non ci piace, ma al momento non abbiamo trovato di meglio. Quindi turno, ricordiamo, sono data, ora ingresso, ora uscita, utente, sede e basta. No, è progetto, no? Però opzionale il progetto. Gli altri dovrebbero essere abbastanza... Non richiedono a questo momento di spiegarli. Basta, sono queste? Qualcuno ha trovato altro? Responsabili sono relazioni tra utente e sede, poi potrebbe tra utente e progetto. Sono relazioni queste, no? Eventualmente dividere la sede in vari locali, quindi tenere parte, cioè magari certi utenti possono entrare su certi locali. Non è richiesto. La specifica, i requisiti finora, non è il momento, no? Quando stiamo progettando il database, di aggiungere nuovi requisiti.
Adesso il documento dei requisiti non l'abbiamo finito, l'abbiamo ragionato insieme, non è scritto tutto, ma a quel punto è congelato, fine, no? Quello è per cui ti pagano, finisce lì. Quindi non andiamo ad aggiungere altri requisiti se non sono necessari. Poi, avete qualcos'altro sui vostri fogli? Ok, utente, progetto, relazione, lavora su. Poi ci manca ancora una relazione che leghi l'utente alla sede. Lavora presso. Sì. Le definiamo come relazione, anche se poi vanno a finire in una tabella. Per ora sì. Ok. Allora c'è le relazioni sedi progetto. La relazione sedi progetto, sede progetto. Quindi sono le sedi presso le quali si può svolgere. Ok. Sviluppato presso. Chi lavora su mi dice quali dati progetti, io so chi è responsabile, chi ci lavora e in quali sedi si può lavorare. Data una sede, io so quali sono tutte le persone che ci lavorano e qual è il responsabile. E lavora presso. Questa è la sede di riferimento. Messo l'accesso. Scusa? Avevo messo l'accesso come relazione, per potente che accedeva a una sede. Non fa parte di questo, perché non credo che sia, non è solo una relazione, perché ha tutta una serie di attributi. Un'altra sede o la sede stessa, cioè qualsiasi sede, qualunque sede l'utente faccia un accesso, viene registrato che l'utente è entrato in quella sede in quel giorno, a quell'ora, ed eventualmente ha dichiarato di lavorare su un progetto. Poi l'uscita, quando decide di uscire o eventualmente di cambiare progetto, che abbiamo detto che simuliamo un'uscita e un reingresso, viene marcata anche l'ora di uscita. Sembra che manchi ancora un pezzo, che è l'accesso alle sedi al di fuori dei progetti, no? L'utente, dicevamo, i nostri requisiti dicevano che possono andare sulle sedi nelle quali si svolgono i progetti su cui lavora, oppure sulle sedi nelle quali lui è autorizzato, comunque, a prescindere, per una certa data. Quindi questo come lo... Riunioni cosa farebbe? Ma allora, se io devo organizzare una riunione o un qualunque evento relativo al mio progetto in una delle sedi del progetto, no? Non ho bisogno di nulla, nel senso che le persone sono già autorizzate ad entrarci. È semplicemente se voglio accedere a una sede aggiuntiva che non appartengono a quella del mio progetto, devo essere autorizzato da chi non abbiamo ancora detto, perché quel requisito lì non è ancora scritto, ma probabilmente dal responsabile della sede. Quindi potrebbe essere una relazione di autorizzazione, tra parentesi, al di fuori dei progetti, al di fuori, in aggiunta, perché non è...
che lega che cosa? Lega l'utente, la sede in una certa data. Cioè tu puoi entrare lì in quella data. Dopodiché forse, fatemelo mettere tra parentesi, ci metterei anche l'utente autorizzante. Cioè chi ti ha autorizzato? No? Allora, o decidiamo, perché questo non l'abbiamo ancora discusso a livello dei requisiti, perché o si decide che solo il responsabile della sede che può dire tu puoi andare lì, allora è automatico, è lui. Se invece inventeremo un meccanismo più complesso di autorizzazione, allora sarebbe sempre bene sapere chi ti ha autorizzato ad andare. Per tutta la parte di reportistica ci serve qualcosa? Report per progetti, report settimanale, le trasferte. Viene in mente altro? No, vero? Si può prendere tutto da tutto? Si può prendere tutto? Tutte le informazioni riguardanti i movimenti. Le abbiamo già qui. Da sede e da turno. Turno è la tabella più importante. Ok, sembrerebbe che siano, poi magari ne scopriremo altre, ma al momento sembra che tutti siano soddisfatti con queste. Adesso facciamo prima la domanda facile. Immaginiamoci questo database, no? Con la struttura derivante da questa progettazione. La domanda facile è: c'è qualcuna di queste informazioni che non serve memorizzare nel sistema informativo della sede? Che voi non mettereste, che cancellereste se stessimo parlando del sistema informativo della sede? Perché se la risposta è no, questo è anche il progetto del sistema informativo della sede. L'unico dubbio che avrei è sulla tabella sede, in realtà, no? Dici, ma se elenca le sedi e io voglio essere più generale possibile, posso pensare che ciascuno non conosce l'elenco completo di tutte le sedi. Ma sa solo qual è il proprio codice e basta. Poi l'elenco completo, quando gli serve, lo va a chiedere al sistema centrale. Perché se decidiamo che ciascuno ha una tabella con tutte le sedi, dovremo prenderci carico ulteriormente di avere dei meccanismi di allineamento tra le repliche di queste tabelle. Quindi questo è l'unico dubbio che mi viene. Così come un altro dubbio che mi viene, e ho detto sempre il sistema informativo della sede, ma le sedi sono tante. Quindi dove vanno messe le informazioni? Allora, vabbè, quelle dell'utente direi nel sistema informativo della propria sede. Quelle del progetto
è un po' più dubbio, perché il progetto di per sé non ha una sede, in realtà ha più sedi di svolgimento. Allora, l'informazione del progetto dove le metto? Allora, a me vengono in mente due opzioni. Una, non mi piace metterla nel sistema informativo centrale, perché non mi piace, perché vedete che il sistema centrale è meglio che non abbia informazioni, diciamo così, di prima mano. E allora l'alternativa che mi viene in mente è di metterla nella sede dove lavora il responsabile del progetto. Perché comunque questo progetto viene creato da qualcuno, no? Immaginate l'inizio, prima non c'è, poi qualcuno arriva lì e crea un nuovo progetto. Quella persona è incardinato in una sede. Quindi avrebbe senso che il progetto creato da costui sia nel DB di quella sede lì. Quindi l'utente va a finire nel DB della propria sede. La sede non serve nel DB di sede. Il progetto lo memorizziamo nel database della sede del URP, l'avevamo chiamato, l'utente responsabile del progetto. Il turno invece è più rognoso. In realtà potrei memorizzarlo dove voglio. Quello che mi accorgo è che quando faccio reportistica devo comunque sempre consolidare le informazioni. No? Io posso questi turni memorizzarli nella sede presso cui si svolgono, oppure nella sede di riferimento dell'utente che svolge il turno. Queste due mi vengono in mente. Ma in ogni caso, quando voglio fare un report, che ne so, di cosa ha fatto l'utente l'ultima settimana, beh, se devo fare un report per utente e lo memorizzo nella sede dell'utente, è facile, perché ho già le informazioni tutte concentrate nella sede dell'utente. Se devo fare un report per progetto, è comunque complicato, perché le informazioni di progetto comunque io le memorizzo, i turni sono su più sedi, perché per il fatto stesso che gli utenti si svolgono su più sedi, anche i progetti si svolgono su più sedi. Quindi questo non mi aiuta a guidare. Report per sede, cioè dovessi fare dei report per sede, mi verrebbe comodo avere, cioè cosa si svolge, cosa avviene dentro una certa sede, mi verrebbe comodo avere i turni nella sede in cui è stato svolto il turno. Che complicherebbe ovviamente il report per utente. Però se non ricordo male, il report per sede non ce l'ha chiesto nessuno, no? Non erano i requisiti. Allora, con questa breve considerazione mi verrebbe da dire, il turno lo vedrai bene, ma non è una risposta definitiva, alla fine comunque un'integrazione dovremmo comunque farla, perché alcune operazioni richiedono di mettere insieme tutto, quindi, però da qualche parte dobbiamo decidere. Mi viene più naturale memorizzarlo nel DB della sede dell'utente. Questo vuol dire che quando io vado a fare l'ingresso in una sede diversa, questa informazione, questo turno deve andare a finire nel sistema informativo della mia sede. Poi direttamente o indirettamente dobbiamo deciderlo noi. Nel senso che se la sede 2 comunica alla sede 1, questo è entrato, oppure la sede 2 lo comunica al sistema centrale e poi il sistema centrale lo comunica alla sede 1, se vogliamo mantenere l'architettura a stella. Forse anche più semplice. Ovviamente quando faremo reportistica tutti chiederanno magari al sistema centrale: dammi l'elenco di tutti i turni del tal progetto, e sarà lui che dovrà chiederli ai. Dopodiché, dal punto di vista delle relazioni, utente sede responsabile è facile. Responsabile di progetto anche è facile, perché abbiamo deciso che questa relazione la memorizziamo nella stessa database dove sta
le informazioni di progetto, perché le informazioni del progetto abbiamo detto che le mettiamo dove sta il responsabile dello stesso, quindi sta tutto nella stessa macchina. Questa è un pochino più complessa, perché utente progetto lavora su, il progetto, la tabella progetto ce l'abbiamo in una macchina, no? Che è quella del responsabile della sede. Però in questo progetto possono lavorare utenti anche di sedi diverse. Allora, quella relazione ha senso metterla dove sta il progetto, secondo me, perché è un'informazione collaterale relativa al progetto. Però sarà una tabella che incontrerà al suo interno dei codici utente che stanno sullo stesso database, che stanno sulla stessa sede, e poi anche dei codici utente di utenti diversi. Quindi lì non sarà una vera e propria chiave esterna, no? Perché altrimenti se la dichiarata come chiave esterna non vi lascia inserire dei valori che non siano appartenenti alla tabella destinazione. Sarà una cosa che dovrà essere gestita. Quindi questa qui la mettiamo nel DB del progetto, ma sappiamo che gli utenti che conterrà non saranno solamente utenti di questa sede. Lavora presso è facile, perché diciamo sono gli utenti della sede. Sede progetto sviluppato presso anche è facile, perché sono le informazioni sul progetto, sulle sedi, su quali sedi sono le sedi corrette di svolgimento del progetto. Ecco, questa autorizzazione qui invece lega un utente qualsiasi alla facoltà di entrare in un'altra sede che tipicamente non è la sua. Allora, io direi che questo, per semplicità, poi di utilizzo di questa informazione la metterei nel DB della sede ricevente, no? Presso la quale lui si andrà a lavorare. Così quando lui passa il badge c'è già questa informazione, non deve andare a chiedere in giro. Quindi nel momento in cui qualcuno l'autorizzo, e non abbiamo ancora deciso bene come, i dettagli, ma a un certo punto qualcuno l'autorizza, questa autorizzazione deve andare a finire là. Quindi abbiamo visto che questo qui li mettiamo, tanto per riassumere il ragionamento, il DB della sede dell'utente. Questo va a finire nel DB della sede del responsabile. Questo va a finire nel DB della sede del responsabile progetto. Contiene anche, però, contiene però anche utenti di altre sedi. Lavora presso, questo è facile, della sede. Sviluppato presso, DB della sede del responsabile del progetto. Dico sempre responsabile del progetto perché la sede del progetto non esiste, eh? Utente sede data lo mettiamo nel DB della sede destinazione, il trasferimento. Ok, detto in altri termini, ciascun DB ha i dati dei propri utenti, dei propri progetti e delle autorizzazioni degli altri utenti che devono venire presso di lui. Ok? Questa è una domanda facile. La domanda più complicata è: e invece nel sistema informativo centrale che cosa ci mettiamo? Qui dobbiamo rileggere queste cose, scoprire che alcune cose probabilmente non ci interessano. Ad esempio, probabilmente la cosa più importante sarebbe questa, è questa. Cioè,
con ragionamento al limite, il sistema centrale, il minimo che deve conoscere è a quali sedi afferiscono quali utenti. Perché se facessi così, poi tutte le altre informazioni che servono le può andare a chiedere direttamente alla fonte, al database che contiene gli utenti. Quello deve conoscerlo, lui. Cioè non è che se lo inventa, saranno i vari siti, le varie sedi, che quando creano un nuovo utente informano il DB centrale dicendo guarda c'è anche questo e lavora presso questa sede. E lui si tiene una traccia, una copia di tutto. Così quando arriva una richiesta di qualunque informazione relativa a un qualunque utente, lui non ce l'ha l'informazione, ma può andare a chiederla alla sede che ce l'avrà. Quindi mentre quella tabella, ah, scusate, non responsabile, lavora presso, scusate, sì. Questa, no? Chi lavora presso chi? Come minimo quella ci deve essere, e questa non sarà altro che la somma, no? La concatenazione, l'unione di tutte le tabelle presenti nei vari, nei vari siti. E dovremo mantenerla sincronizzata, nel senso che ogni volta che si crea o si cancella un utente, non quando modifichiamo i dati dell'utente non ci interessa, perché tanto non ci sono, ci sarà solamente riferimento utente-sede. Poi però magari quando andiamo avanti scopriremo che ci può far comodo magari avere informazioni sui progetti, forse, su quali progetti coinvolgono quali persone, non lo so. Ma come minimo quella è la chiave che tiene insieme tutto il sistema. Avendo quella tabella lì centralizzata, riusciamo a portare avanti tutto. Ok? Allora, poi scopriremo meglio quando andremo avanti col progetto, no? I dettagli. E decideremo se ci servirà mettere a fattore comune anche qualcos'altro. Va bene.